Non è mai solo un concerto, perché è anche l'occasione per ribadire l'importanza, insomma, del mondo del lavoro, di certe problematiche che riguardano soprattutto nel nostro territorio il mondo del lavoro. Assolutamente sì, è lo spirito con cui CISL e CGIL hanno voluto partecipare anche quest'anno ad Aspettando il primo a maggio, un evento importante che parla con il linguaggio universale della musica che arriva a tutti. La festa dei lavoratori è la festa più importante per quanto ci riguarda, che si colloca nel calendario laico di ognuno di noi, per cui siamo davvero molto orgogliosi. Ringraziamo l'associazione Big Match per aver creato questa rete, per averci coinvolto. Un concerto che di fatto è anche, come dire, di riflesso a ciò che avviene a Roma. Nel concertone del primo maggio, noi lo facciamo il 30 di aprile con dei nomi importanti, anche la scelta degli artisti, una scelta importante anche rispetto a, se ci ricordiamo, a ciò che ha detto lo stesso Dargen D'Amico sul tema della guerra al Festival di Sanremo, appunto al Festival della Canzone Italiana, per cui ecco i diritti, la pace, la costruzione di un'Europa, la costruzione di un modello sociale, io credo, nuovo modello sociale, credo che siano i fili conduttori di questa importante iniziativa per la quale la CGIL e la CISL è orgogliosa di poter far parte. Approfittiamo di questi eventi proprio per avvicinare anche un target importante, che è quello dei giovani, e quindi principalmente quello dei giovani, anche se poi la partecipazione è piena con tutte le classi sociali e con tutte le età, però materialmente riusciamo ad avere una possibilità di allargare il messaggio, il nostro messaggio, i nostri temi sociali anche ai giovani, e farli partecipi di quelle che sono le nostre attività e le nostre problematiche che quotidianamente dobbiamo affrontare.